delle sciampiste. La profumeria è un altro luogo abbastanza utile. Tieni presente che però non devi farti vedere subito, non devi farti vedere subito, soprattutto se ad esempio frequenti donne in una compagnia, ad esempio, se frequenti donne in compagnia, cioè magari in un gruppo, eccetera. Devi tenere presente di non farti vedere subito interessata a lei. Sembra strano, ma le donne sono attratte maggiormente da chi le ignora. Le donne sono attratte maggiormente da chi le ignora. E vi dirò ancora una cosa di più: le donne sono attratte ancora di più da chi le ignora ad intermittenza, cioè oggi ti ignoro, domani ti considero, oggi ti ignoro, domani ti considero. Questo è quello che attrae maggiormente le donne. Le donne hanno questa caratteristica, no? Proprio di essere attratte da chi non le prende tanto in considerazione. Ovviamente, quando un uomo parla con una donna che le piace, non deve assolutamente, diciamo, dimostrare un grande interesse, per lei come persona, però deve dimostrare curiosità. Insomma, dovresti iniziare a frenzonarla. Iniziare a frenzonarla è un qualcosa che spesso può essere anche utile. Salutiamo Luca. Perché se tu la frenzoni, diciamo, prima che ti frenzoni lei, perché devi giocare in anticipo. Una delle cose che gli uomini temono di più, no? È quello di essere frenzonato da una donna. Allora, il modo migliore per evitare, diciamo, che una donna ti frenzoni è quella che stai tu a frenzonare lei. Perché se stai tu a frenzonare lei, praticamente ottieni, diciamo, ottieni dei grossi vantaggi, perché una delle cose, caro maschio, devi sapere, una delle cose che le donne non digeriscono tanto è di non essere attraenti, cioè di non attrarre un uomo, perché una donna, soprattutto se è una donna carina, soprattutto se è una donna carina, proprio non gli va giù il fatto che un uomo non se la fila neanche. Ovviamente devi evitare di essere apparire un frocione, perché se appare un frocione lei ti etichetta subito come frocione. Invece non devi essere etichettato come frocione e quindi devi dimostrare di essere uno che ama le donne, anzi deve essere uno, dimostrare di essere uno che con le donne ci sa fare, che apprezza le belle fighe, insomma, e che le donne, diciamo, e che le donne sono attratte, no? Questo è un punto fondamentale, perché altrimenti, ovviamente, se lei ti etichetta come un po' finocchio, è ovvio che a quel punto lì, ciccia, no? Poi hai a recuperare. Quindi due cose devi fare. Apparire subito come maschio potente, diciamo, come maschio potente, come maschio attraente, quindi ti darò anche qualche consiglio per il look, come maschio che piace alle donne e quindi assolutamente etero, tassativamente etero, anzi devi valorizzare proprio, non dico anche un po' di maschilismo, però insomma essere un po', diciamo, devi mantenerlo alto, Crezi. Devi mantenerlo alto, devi mantenere alto il tuo livello di energia, devi mantenere alto il tuo livello di testosterone, devi, diciamo, apparire, devi avere l'immagine di un uomo socievole, devi sviluppare, diciamo, il tuo ruolo di leader del gruppo, è un punto fondamentale. La tua socievolezza, ovviamente, è importante perché le donne amano gli uomini un po' più socievoli, insomma, gli uomini che piacciono altre donne. Ovviamente non devi essere sfigato fondamentalmente, no? Non devi. Lo sfigato chi è? Il maschio beta è quello che si accontenta, è quello che fa il cavalier servente, è quello che, diciamo, fa il taxi driver,
Se tu fai il taxi, salutiamo Gina De Cazzan. Se tu fai il taxi driver, è ovvio che non riesci a rimorchiare un Kaiser, fa anche rima. Se tu fai il taxi driver, è ovvio che non riesci a rimorchiare Se lei ti dice, tu magari, che ne so, dici qualcosa, dai, andiamo in quel posto là, e lei ti dice, ma io sono senza macchina. E tu dici, vabbè, dai, prendi l'autobus, ci vediamo lì. Poi magari alla sera le dai questa concessione, le dici, alla sera o ti fermi da me, oppure magari se non ho troppo sonno ti porto a casa io. E questo è interessante, eh? Quando magari lei ti dice, beh, all'andata vieni con l'autobus, cioè, che ne so, andiamo a vedere, adesso butto lì una mostra, un cinema. Ma io sono senza macchina! Ma io sono senza macchina! Vabbè, all'andata prendi l'autobus, al ritorno, se sono stanco ti fermo a dormire da me, se non sono stanco ti porto a casa. Oppure ti pigli il taxi se preferisci, insomma. In questo modo le dai tre alternative, no? E indirettamente, ovvio che le fai passare il messaggio, le dai anche la giustificazione, perché lei. Così magari si ferma da te, senza pensare di essere troia, no? Perché tu gliel'hai detto in anticipo, fondamentalmente. Tu gliel'hai detto in anticipo, no? Le hai detto, se non sono stanco ti porto a casa, se no ti fermi da me. Le dai, come dire, la giustificazione senza farla sentire troia. Perché il fatto di essere considerata troia, che un uomo possa considerare la troia, le donne non piace, quindi questo non conviene farlo. Invece, in questo modo hai salvato capra e cavoli, fondamentalmente. Il portarotolo di carta, bravo, bravo, nella garçonniere. Quindi, devi anche però, caro maschio, anziché dire mi vanno bene tutte, descrivere la donna che tu vuoi. Perché è inutile che perdi tempo con donne che poi alla fine non ti piacciono. Descrivi la donna che tu vuoi. Tra l'altro, appunto, puoi parlarne anche una donna, ma a me piacerebbe trovare una donna così, cioè mantieni alta l'asticella, devi tenere come dire, l'asta alta. Ovviamente non tutti gli uomini ci riescono. Però questo ti farà apparire più curioso alle donne, no? Tra l'altro, una battuta che ti suggerisco di fare per apparire come un uomo che piace alle donne, di guarda, ultimamente le donne sono diventate tutte troie, ti vedono e non pensano altro che a voler scopare. Quindi la metti questa in una situazione, diciamo, anche qua di doppio legame. È una battuta che suggerisco. Ah, tutte le donne vogliono scopare, quindi la metti un po' perché ha tanti risvolti di vantaggio queste cose qua, tanti risvolti di vantaggio perché è una sorta di doppio legame, no? Ovviamente, come possiamo dire, nelle tue valutazioni della donna che devi scegliere ci sono valutazioni fisiche, ma non solo valutazioni fisiche. Devono essere anche valutazioni un po' legate, cioè non è che devi pensare solo a cosce, tette, culo, se è magra, se è grassa, se è devi doppio catrame, un legame di doppio catrame, devi valutare insomma anche un po' di cose, anche come si comporti in mezzo alla gente, se è un troione da corsa. Se non è un troione da corsa, se usa un make-up come una maschera da circo, se usa un profumo nauseabondo, se è una che tutte le sere vuole andare e va nei locali, insomma. Poi devi imparare anche tu a generare attrazione. Prima che una donna, diciamo, te la dia, deve sentirsi attratta da te. Ovviamente l'attrazione è cosa è dovuta? Questa è una cosa interessante. L'attrazione è dovuta a tempo più sforzo. Quindi,
Questo devi ficcartelo bene nella testa, caro Malgascione. L'attrazione è data da tempo più sforzo. Quindi, se tu vuoi attrarre le donne, deve essere lei a investire il suo tempo e a sforzarsi nei tuoi confronti per dimostrare di essere all'altezza delle tue aspettative. Perché attrazione uguale tempo più sforzo. Se ce lo metti tu il tempo e se ce lo metti tu lo sforzo, sarai tu che proverai attrazione nei suoi confronti, ma non viceversa. Invece devi far sì che sia lei a dedicarti del tempo, dedicarti degli sforzi, così proverà lei attrazione nei tuoi confronti. Invece, se tu, caro Malgascione, fai il cavaliere servente, ti posso aiutare io, ma ti posso portare... Questa è la voce del cavaliere servente, non è della Malgascione, perché il cavaliere servente è un po', sempre un po', diciamo... E allora, ma ti porto io, non ti preoccupare, hai bisogno di questo, sì, sì, ci sono io, dove vuoi andare, facciamo questo, facciamo, non ti preoccupare, ci penso io, devi svuotare la cantina polverosa, non importa, mi metto io a svuotare. E poi mentre tu le svuoti la cantina polverosa, lei si fa ingricchiare da quello che non le ha svuotato niente, cioè le svuota qualcosa, ma... Si svuota lui, diciamo così, non svuota la cantina, ma si svuota lui. E questa è un'altra cosa che devi assolutamente evitare di fare. Saluto anche Red Light Man. Quindi è inutile che fai l'uomo tutto fare. Quello che dice, ti sei bruciata la lampadina, te la cambio io. Hai la macchina che non va, ma te la porto io dal meccanico. C'è questo, c'è quello, te lo faccio io. E lei ti userà, diciamo, come uomo tuttofare, poi andrà a farsi scopare da un altro. È tipico, andrà a farsi scopare da un altro. A te ti usa per aggiustare il letto che ha sfondato, diciamo, trombando con un altro. Questo è il concetto di fondo. Quindi non devi sforzarti, non devi fare un cazzo. Ti dico che è molto semplice, non devi fare niente praticamente. La seduzione è fatta, non devi fare un cazzo. Non devi dedicare tempo, non devi dedicare energie, e queste sono le cose fondamentali, sono l'ABC. Ovviamente, diciamo, devi anche tu diventare attraente, no? Quindi per essere attraente devi essere uno che è indipendente, ovviamente, se benestante meglio, benestante, stante bene, se è uno che è circondato da donne a cui piace è meglio, se uno che è ironico è meglio, se uno che è propositivo è meglio, se hai capacità decisionale è meglio, se hai un look curato è meglio. Questo è tutto un punto fondamentale, no? Questo. Quindi anche devi curare un po' il tuo look personale, perché quando ti senti bene, ecco, questo vale anche per le donne, vale anche per gli uomini, no? Quando ti senti bene con il look... Quando ti senti bene con il look che indossi, quando ti senti bene con il look che indossi, riuscirai a, diciamo, quando ti senti bene con il look che indossi, riuscirai a manifestare più attrazione fondamentalmente. Quindi cerca di indossare qualche cosa che in qualche modo possa, cerca di... Se non bevi due cassette di birra, bere no. Salutiamo Simone. È molto importante, non indossa almeno un capo che attiri l'attenzione, un cappello, una collana, un bracciale, un anello, qualche cosa che ti faccia vedere come unico, perché questo è un ancoraggio emozionale, no? Se tu usi, per dire, un bracciale, una collana, un anello, qualcosa di particolare, si crea un ancoraggio emozionale, verrai visto, salutiamo anche Pink, diverso dal mucchio, diverso dal gregge fondamentalmente. Ovviamente devi fare l'uomo galante, perché devi essere galante, diciamo, ma di fatto non devi fare investimenti su di lei, è lei che deve investire su di te.
Quindi non devi dedicare tu il tempo a lei, è lei che deve dedicare il tempo a te, perché devi ricordarti sempre questa equazione. Attrazione uguale tempo più attenzione, più investimento, diciamo così. Quindi questo è il punto fondamentale, no? Tu devi tempo più sforzo, ecco, vogliamo dire attrazione uguale tempo più sforzo. Quindi tu devi fare il galante. Fare cose che di fatto non ti impegnano tanto, per dire potresti aprire la porta, potresti diciamo fare qualche cosa, fare qualche gesto galante, ma non fare sforzi, non devi impegnarti, non devi, è lei che si deve impegnare per essere alla tua altezza. È lei che deve fare un investimento su di te, del suo tempo, delle sue energie. Perché soltanto in questo modo tu produrrai attrazione fondamentalmente. Invece, farle spostare, sì, ci sono tutte le cose che puoi fare, no? Se lei ti dice sono senza auto, dici vai a piedi, piglia l'autobus, fai quello che vuoi. Questo è un altro punto importante. Quindi formalmente devi fare delle cose, devi essere educato con le parole, questo è un punto fondamentale, non dire parolacce eccessive, soprattutto non bestemmiare, perché a parte che la bestemmia è una cosa schifosissima, diciamo, ma poi comunque sta male, insomma. Altra cosa che non devi fare è quello di, diciamo, far decidere lei. Lei non deve decidere un cazzo. Sei tu che devi dimostrare processo decisionale. Se lei ti dice voglio andare in montagna, non ce la portare. Se lei ti dice perché voglio, l'erba voglio, non deve crescere neanche, diciamo, nel giardino del re. Quando una ti dice voglio questo, voglio qui, vorrei andare qua, vorrei là, voglio questo. Io voglio vedere il tramonto al mare e vai a vedere il tramonto al mare, non mi rompere i coglioni. Vacci per i cazzi tuoi. Queste sono tutte cose fondamentali. Ovviamente, detto un po' di galateo devi averlo, ovviamente. Se, che ne so, non sputare i noccioli di ciliegia nel piatto. Per dire, non bere birra che ti gonfia come un pallone, non bere birra come un pallone, non fare delle cose che lei, come possiamo dire, non vuole che tu faccia. Ma non perché non lo vuole lei, perché non lo vuole l'educazione, fondamentalmente. Non devi andare a colpire la sua parte logico-razionale. Quindi ci sono cose che devi imparare a fare, questo è un punto fondamentale. Più esperienze fai comunque con tante donne, ma più esperienze fai in generale, più sarà interessante fondamentalmente, no? Acquisirai, no? Quindi un'altra cosa, non cadere negli shit test, non cadere negli shit test, esatto, non masticare con la bocca aperta. Non masticare con la bocca aperta che fa schifo e non cadere nello shit test che fanno le donne. E che lavoro fai? Che lavoro fai? Quando una ti dice che lavoro fai, tu devi rispondere: guarda, non te lo posso dire perché altrimenti dopo sarei costretto ad ucciderti. Questo le genera, diciamo, un punto fondamentale, le genera una cosa molto importante. Se lei ti dice, ti chiede che lavoro fai, tu devi semplicemente risponderti, devi semplicemente rispondere, non te lo dico perché altrimenti dopo sarei costretto. Non devi cadere negli shit test. Non devi cadere negli shit test. Ovviamente, come dire, puoi anche giocare, no? Se fai l'idraulico, puoi dire, che ne so, lavoro con il tubo, lavoro con il tubo. Se fai, che ne so, l'elettricista, di lavoro con l'energia, non so, qualcosa del genere.
Ma devi essere sempre ambiguo, lei non deve capire, non deve capire, perché soprattutto tu di tua iniziativa non devi assolutamente dire un cazzo, cioè quegli uomini che dicono ah io faccio questo, io faccio quello, io sono qua, io sono là, questo è il canto del cigno della seduzione. Il maschio alfa ha un atteggiamento alfa, tu non devi diciamo assolutamente dimostrare niente a nessuno, tu sei per come sei, non devi assolutamente dimostrare, devi proprio avere nella testa il fatto che non devi dimostrare nulla a una donna. È il tuo atteggiamento mentale che deve riempire il vuoto delle tue insicurezze quando, ad esempio, approcci una donna. Devi essere sicuro di te. Devi avere sempre il potere decisionale. Mi raccomando, non lasciare mai il potere decisionale, non lasciare mai il potere decisionale a una donna. Ecco, il discorso che molte donne lo capiscono, io ti suggerisco questo, non cercare di sfoggiare qualcosa, ad esempio gli uomini che cercano di sfoggiare, magari sono dei poveracci, dei disgraziati, si noleggiano la Lamborghini, per dire, per fare colpo, negativo, negativo, tu non devi assolutamente usare l'auto per fare colpo su una donna, al contrario. Devi, vabbè, se non hai un'altra auto, ma devi presentarti, magari che ti muovi a piedi, che ti muovi col taxi, che ti muovi con l'autobus. Non devi assolutamente cercare di usare degli oggetti materiali per far colpo con una donna, perché perlomeno ti eviterai tutte le troione, perché ti eviterai tutti i puttanoni, ti eviterai tutte le mignottone da corsa. Non andare neanche col monopattino perché sembreresti frocio. Ecco, monopattino no, perché monopattino, diciamo, perché il monopattino è da froci e quindi tu devi apparire maschio. Piuttosto, diciamo, se vuoi andare, piuttosto vai che ne so, con qua, piuttosto vai a piedi, ma non andare col monopattino, vai con l'autobus, il monopattino è da froci. Da evitare tassativamente, non dire neanche che vai in giro col monopattino, perché è da frocione. Non devi cercare, anche se c'hai la Lamborghini, per dire, tienila in garage, vai a piedi. Non devi, perché altrimenti, cioè, se vuoi rimorchiare del puttanone, ma rimorchiare delle puttanone non ha senso, perché per rimorchiare delle puttanone, tanto vale che vai da una professionista, la paghi e hai risolto il problema, no? Quegli uomini che utilizzano, che cercano di utilizzare, diciamo, i soldi per offrire, rimorchiano solo troie. Questo è il concetto di fondo. Allora, se tu vuoi una troia, vai da una, la paghi. Fai e finisce, arrivederci e grazie. Perlomeno è un rapporto, diciamo, paritario, no? Io ti pago e ottengo quello che voglio, finisce lì. Ma che senso ha rimorchiarti un troione, diciamo, facendo sfoggio? Che poi alla fine troione sempre è, con la differenza che ti costa pure di più, perché devi portarli in giro, devi fare qua. E c'hai l'illusione di aver sedotto, ma non hai sedotto proprio nessuno. Io, uno dei più grandi seduttori che ho conosciuto, era uno dei più grandi seduttori che ho conosciuto ai tempi dell'università, che mi ha insegnato tantissimo, era un pescatore che stava a Genova e non aveva soldi, cioè era povero, un pescatore, viveva della pesca. E sto qui si rimorchiava delle fighe stratosferiche perché ci sapeva fare comunque. Quindi è sbagliato. Se, cioè, questo è proprio concettualmente sbagliato. No? Se tu pensi di attrarre una donna con i soldi, vai da una professionista, hai risolto il problema. Spendi meno, fai prima, non devi fingere di fare la seduzione perché il rapporto è un do-to-des, diciamo, hai risolto il problema. Anziché farti vedere figo, Ferrari, Lamborghini, Porsche, cazzi e mazzi, portarla in ristoranti di lusso, su qualche coglione, offre anche vacanze, offre anche cose, allora vai, diciamo, vai praticamente
Poi la donna di fatto cerca l'uomo alfa, cerca l'uomo di valore, cerca l'uomo di qualità, cerca l'uomo sicuro di sé. Non gli interessa il frocetto pieno di soldi, il finocchietto, diciamo, che va in giro in Lamborghini. Le troie, agganci troie. Quindi questo se tu vuoi agganciare troie sono problemi tuoi. Quindi queste sono alcune delle cose fondamentali. Purtroppo molti uomini hanno poca conoscenza delle donne. Devi capire il modo in cui ragionano le donne, come valutano le situazioni delle donne, come pensano le donne, in modo da prevedere anche un po' i tuoi comportamenti e prevedere anche un po' le tue risposte. Quindi devi parlare con le donne. Come diceva Gianni Agnelli, ci sono due tipi di uomini: quelli che parlano di donne, che sono normalmente i pippaioli, che vanno al bar e parlano di donne, e poi ci sono gli uomini alfa, quelli che parlano con le donne. E questa è una differenza fondamentale. Tu devi essere uno che parla con le donne, non uno che parla di donne. Di donne parlano i pippaioli. Ecco, questi sono un po' gli atteggiamenti, diciamo. Poi farò altri video. Adesso vedo che sono già 40 minuti, farò altri video su come, diciamo, approcciare, quindi aspettate, presto farò video più tecnici su questo canale, su come approcciare per poter conquistare. Quindi a breve ci saranno altri video su come approcciare per conquistare, per sedurre e per far